Lei si può pensare, e lo dico in maniera chiara e corretta perché sono abituata a dire le cose per come stanno, lei si può pensare che i comuni con un crollo delle entrate a cui andiamo incontro, perché così che sarà, possa sostituirsi a quelle che sono, diciamo, delle competenze statali. D'altronde voi siete consiglieri comunali e al pari della giunta avrete la possibilità di esaminare il bilancio e quelle che sono le entrate del bilancio. Noi su questo possiamo giostrarci, non possiamo inventarci nulla di che, a meno che non intervenga lo Stato, come dicevo prima, con dei provvedimenti eccezionali e straordinari, e ci dà la possibilità, perché noi siamo nelle condizioni di poter utilizzare dei fondi che al momento sono vincolati. Allora, in quel caso, giustamente, li metteremo a disposizione. Come diceva l'assessore Simonte, e noi dobbiamo sperare di poter chiudere intanto il bilancio, che sarà un bilancio naturalmente di natura tecnica, anche se stiamo lavorando anche sul tempo, e speriamo, insomma, che su questo non ci siano delle novità. Anche se mi faceva notare l'architetto Denaro, che è il DEC, che paradossalmente in questi mesi è aumentato da 45.000 euro ad 84.000 euro i costi del conferimento del Lubido. E quindi, seppur le attività commerciali, quelle, insomma, che producevano molto organico umido, sono state chiuse, noi abbiamo questo quasi del doppio l'aumento dei costi del conferimento dell'umido. Quindi c'è stata tanta differenziata e quindi tanto aumento diciamo, dei flussi e dei costi del conferimento. Quindi dobbiamo vedere, si sta lavorando l'ingegneramento, dobbiamo avere tutti le idee chiare. Avendo le idee chiare, noi riusciremo a mettere in campo tutte le iniziative necessarie. Altra cosa, per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, abbiamo fatto un ottimo lavoro, l'ha curato diciamo, sia l'assessore Genco, sia l'assessore Luigi De Vincenzi, sia l'assessore Spagnolo. Attenzione, abbiamo avuto un controllo del territorio a 360 gradi. E per la prima volta, con le guardie ambientali che mandavano messaggi ogni sera, la soddisfazione negli ultimi due messaggi, dove dicevano a San Giuliano non c'era quasi abbandono dei rifiuti, per me è stato un grande traguardo, per il grande rispetto che ho per questa comunità, dove praticamente le guardie ambientali hanno potuto verificare che oltre a qualcuno nel quartiere c'erano tante persone che provenivano dal limitrofo comune di Trapani oppure da altre zone di Casasanta e che avevano scambiato il rione per la pattumiera di Erice. Quindi con grande soddisfazione, un lavoro eccezionale che hanno fatto le guardie ambientali, per me è un motivo, guarda, di grande, diciamo, era una cosa a cui tenevo particolarmente, perché vedere questo rione con questi abbandoni di rifiuti era una cosa insopportabile. E quindi constatare che questo c'è, se non proprio in minimissima parte, quindi lo sforzo a 360 gradi di tre assessori di tre settori. Considerate che via Primo Maggio abbiamo fatto quasi 9.000 euro di multe e che le guardie ambientali sul Fiume San Giuliano hanno fatto circa 40 verifiche con sanzioni. Quindi io sono molto soddisfatta perché naturalmente non bisogna diciamo abbandonare e continuare anche questa strada percorrerla, perché poi alla fine ci si abitua a quello che è il rispetto delle regole e di una convivenza che sia solamente rispettosa delle tante persone che vivono lì e che vogliono un quartiere decoroso, bello, curato, per quello che stiamo facendo e che abbiamo messo in atto tutti questi anni con tanti lavori che, come sapete, sono stati fatti, altri riprenderanno e altri ancora ci saranno. Quindi per me è motivo di grande soddisfazione, ma non canto vittoria. Credo che bisogna assolutamente insistere. Questa era proprio la mia, se posso dire, tra virgolette, fissazione. La ringrazio, signor La sindaco, la ringrazio. prossima settimana, mi ricordate, se noi spagnoli riprendiamo con le fototrappole. Noi abbiamo acquistato le fototrappole innovative di ultima generazione che ci consentono, insomma, di poter, diciamo, visionare le targhe anche delle macchine, che vi posso assicurare, se via Primo Maggio, abbiamo visto di tutto di più, persone anche insospettabili che gettavano e abbandonavano rifiuti dovunque. Quindi, insomma, è un grande lavoro, un grande sforzo questo. Signor sindaco, la ringrazio. Consigliere Agliastro, soddisfatto?
Io sono soddisfatto per il tenore della risposta, anche se non ho capito riguardo la parte dell'aumento dei conferimenti. Sì, è possibile che ci siano dei conferimenti di misure di quantità superiore al passato rispetto all'organico e forse anche all'indifferenziato, però è pure vero che il costo della benzina e del gasolio al distributore è mutato rispetto al passato, per cui se si può andare a interagire su queste cose, perché anche i passaggi ritengo che siano meno rispetto agli anni precedenti, e queste cose vanno fatte presente secondo me all'operatore, al gestore di servizio, perché una cosa è passare 10 volte a settimana per tutto il territorio a 1,55 al litro con il costo del gasolio, e una cosa è passarvi con il costo del gasolio a 1,20, a 1,25 quando si attesta adesso. E poi penso che anche i passaggi nelle strade sono discretamente più pulite, anche perché la gente non c'è in mezzo alla strada, quindi gli spazzamenti si saranno ridotti, per cui anche il discorso dei conferimenti, che sono superiori a quelli dell'anno scorso, vanno poi a bilanciarsi con altri costi che probabilmente adesso non sosteniamo più. Penso alle scuole, penso anche ad altre situazioni. Certo, in parte però sono stati consiglieri degli ASO, con attività di disinfezione a carico della vita. Poi, abbiamo presente questa questione, certamente l'abbiamo rilevata, è ovvio che sono stati servizi in meno, una parte di questi sono stati compensati, altri, come dice lei, saranno tenuti in considerazione, evidentemente saranno sgravati dal costo del servizio, certo. Ringrazio signor Sindaco, do la parola al consigliere Cavarretta, più sintetico, perché non la tarda. Scusate un attimo, io abbandono i lavori consigliari. Per motivi scusate un attimo, dovete scusarmi, mi ascoltate? Allora, io aggiorno i lavori a lunedì 4 maggio alle ore 16, valutato che molti consiglieri, la consigliera Cosentini è andata via, perciò aggiornamento dei lavori e continuiamo con le poche interrogazioni a lunedì 4 maggio alle ore 16. Io ringrazio i consiglieri. Arrivederci Presidente. Arrivederci Presidente, a tutti quanti voi. Presidente, si è segnato le interrogazioni, giusto? Continua con le interrogazioni. Mi ascolti. Lei aveva una seconda interrogazione, come una seconda aveva Alessandro Manoguerra, c'è Cavarretta che deve parlare. È passato. La posizione che è messa da questa parte. C'era Strongone che doveva parlare. Io riprenderò il lavoro con l'interrogazione. Va bene, buona serata. Buonasera a tutti, arrivederci. Ciao. Grazie, buonasera a tutti. Tante cose belle. Saluto a quelli di Rigaletta. Tu mi stacchi da... Astuto. Sì. Yeah. Disconnette. Adesso.
Non si sta più registrando la conferenza.